Al centro congressi di Milano Marittima, martedì 14 novembre, torna Excelsa, un appuntamento di Confindustria Romagna con i riconoscimenti per le aziende imprenditoriali eccellenti del territorio. Torna, direttore, l'appuntamento con Excelsa, ci sono ancora quindi le imprese che danno eccellenza al territorio? Assolutamente sì, su questo nessun dubbio. Malgrado quella che viene definita crisi, malgrado tutto, ci sono naturalmente ancora le imprese, ci sono naturalmente ancora imprese eccellenze. È su queste che questa manifestazione vuole appunto accendere i suoi riflettori per portare all'attenzione dell'opinione pubblica. È particolarmente importante infatti che la cittadinanza, l'istituzione, l'intera opinione pubblica appunto conosca, abbia ad evidenza queste imprese che sono così importanti per il nostro territorio. Ne celebriamo alcune per volerle appunto ricordare tutte. Avete scelto come sempre alcune categorie, sono quelle le categorie del domani? Ma sono le categorie del domani come anche quelle dell'oggi, sicuramente quelle categorie che sono poi l'ambiente, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la comunicazione, sono come dire, aspetti nei quali è particolarmente importante per un'impresa che voglia competere essere eccellente oggi. Forse lo saranno anche domani, forse no, ma non è questo francamente l'elemento che per noi è importante adesso. L'importante è che le imprese siano eccellenti e l'eccellenza è strumento essenziale per continuare a competere sul mercato. Cosa devono guardare oggi le imprese per rimanere sul mercato? Devono capire quali sono le grandi tendenze, i grandi megatrends, perché il mondo cambia velocemente, il mondo è sempre cambiato, quello che sta cambiando è la velocità del cambiamento, nel senso che i cicli sono sempre più rapidi, gli imprenditori che hanno capito da che parte stava andando il cambiamento hanno attraversato in maniera molto brillante il cambiamento stesso e non hanno avuto grossi problemi. Quelli che hanno fatto più fatica ad interpretare queste traiettorie sicuramente i problemi li hanno avuti, ma al loro fianco c'è l'associazione naturalmente. Se dico under 40, imprese under 40, imprese rosa, com'è la situazione? Direi buona, il territorio nostro manifesta una discreta vitalità sia dal punto di vista delle imprese giovanili sia dal punto di vista delle imprese rosa, sono due momenti sui quali appunto questa manifestazione vuole appunto altrettanto poggiare la sua attenzione. Quello che mi preme sottolineare è la coerenza che lega un po' tutte le iniziative della nostra associazione, Excelsa come il festival, come direi tutto il resto della nostra attività, mira appunto a puntare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza del fare impresa, se non ci fosse impresa non ci sarebbe benessere per il territorio. Impresa che guarda anche al settore cultura e al settore sociale. Assolutamente sì, questa è la manifestazione, come dire, è una delle sezioni di Excelsa alla quale teniamo di più, cioè tiriamo fuori, lì non c'è naturalmente nessuna selezione, non c'è nessuna giuria che valuta, chiediamo semplicemente alle nostre imprese di portare in evidenza quello che loro fanno appunto per il sociale, che è davvero molto. E poi lei citava la cultura, evidentemente il pensiero non può che andarmi al premio Guidarello, appunto, che andrà in scena il 3 dicembre, grande appunto. Con il direttore abbiamo detto che ci sono ancora aziende eccellenti, lei che cosa ha visto da questa importante manifestazione? Ci sono ancora aziende eccellenti, ce ne sono molte, è stato molto interessante per me perché sono venuto a conoscenza di realtà estremamente dinamiche che non conoscevo, altre che in realtà conoscevo ma diciamo non direttamente, è una conferma del fatto che questo territorio è vivace e ricco di potenzialità. È inevitabile che le chieda qualcosa sull'università e sulle imprese. Quanta distanza c'è oggi fra l'università e l'industria? Più di quella che vorremmo, però ci stiamo impegnando. Io e i miei collaboratori, uno degli obiettivi del mio mandato è quello di cercare di ridurre la distanza ancora troppo ampia che c'è tra accademia e territorio, tra i vari portatori di interesse e le università. E stiamo cercando sempre più di aprirci al territorio perché oggi più di ieri la competitività di un qualunque territorio si gioca sulla capacità di far sistema tra i sistemi di formazione, ricerca e innovazione e tessuto produttivo. Per cui questa è la grande sfida che abbiamo di fronte e abbiamo da fare, però in questi due anni abbiamo già fatto diversi passi avanti e il fatto che oggi sia qui è comunque un segno di questo percorso che stiamo facendo insieme. L'Alma Mater è ancora ai top delle classifiche, le imprese eccellenti ci sono, ora bisogna far ripartire l'Italia. Certamente, l'Alma Mater è un'università
di assoluto prestigio internazionale da qualunque punto di vista lo si guardi, e direi tutta la regione Emilia-Romagna sta, diciamo, uscendo dalla fase di crisi con ritmi di crescita tipici delle più importanti regioni del nord Europa. Adesso serve che questo traino di Regione Emilia-Romagna e Lombardia, che sono le due regioni che stanno crescendo a un ritmo importante, fungano da traino per tutto il paese. Presidente, oggi Excelsa, tra pochi giorni il premio Guidarello, poi ci sarà anche l'annuncio per Confindustria Romagna estesa fuori Cesena. È l'obiettivo del 2017 che speriamo si possa in qualche modo raggiungere. Invece, parlando di queste due cose più imminenti, sia l'incontro di oggi, che riteniamo sia un incontro molto importante per una serie di motivi. Intanto il nuovo presidente della giuria è il magnifico rettore dell'Alma Mater di Bologna, il professor Rubertini, e questo è un dato molto importante, a prescindere, nel senso che noi crediamo che in questa Romagna ci sia sempre più bisogno di università, sempre più bisogno di cultura e sempre più bisogno di un rapporto strettissimo fra imprese e fra università, e per lo sviluppo delle nostre imprese, per l'innovazione delle nostre imprese, e perché i ragazzi possano cominciare a respirare già negli ultimi tempi del loro percorso universitario aria di azienda, perché questo crediamo sia un tema assolutamente molto importante. Le imprese ci sono, forse l'università, come mi ha detto poco fa il rettore, sono un pelino indietro le università rispetto alle imprese. Sì, probabilmente ancora sono un po' indietro rispetto alle imprese. C'è anche da dire che in questi ultimi tempi i passi in avanti sono stati certamente molto importanti, e sotto questo punto di vista io credo che un polo universitario romagnolo sia fondamentale, proprio per i motivi che dicevamo prima. La Romagna è un territorio importante che può dare alla regione Emilia-Romagna un contributo importantissimo. C'è la necessità di avere un polo romagnolo, e lo dico in questo momento dove non tutto è facile, non in tutti i territori della Romagna questo è così naturale o facile, però un polo romagnolo credo sia un elemento e un obiettivo importantissimo, che possa continuare a crescere e continuare a radunare qua, a richiamare qua tanti ragazzi, tanti giovani. Con il direttore abbiamo ricordato le categorie di Excelsa, e in particolare anche quella che riguarda il sociale e il culturale, quindi ci sono imprese che guardano a questo settore. Per fortuna ce ne sono sempre di più, e questo è un altro tema importante che valorizza molto il nostro territorio in periodi come questi, in periodi dai quali veniamo, certamente di difficoltà e certamente di minor impegno da parte di tutte le istituzioni, di minor risorsa da parte di tutte le istituzioni. Il fatto che molte imprese siano attente al sociale credo sia, sempre più andando avanti, un aspetto molto importante che valorizza un territorio, e quindi ecco, è certamente un altro aspetto positivo di questa giornata di oggi. Uno sguardo all'Italia che andrà al voto tra pochi mesi, c'è una ripartenza o i segnali non sono positivi nel 18? Ma credo i segnali sono positivi. La preoccupazione vera, che poi è la preoccupazione che riporta il nostro presidente Boccia in ogni occasione possibile, è quella che questi dati positivi non siano un pretesto per ricominciare a discutere e di niente. Credo che uno degli elementi certamente non positivo sia vedere una manovra finanziaria dove arrivano 4.000 emendamenti che non sono altro, nella maggior parte dei casi, che un assalto alla diligenza, e perché magari si è mal interpretato questo riinizio e questa ripartenza dell'economia. È vero che ci sono dei segnali positivi, sono ancora dei segnali deboli, e quindi ci vuole molta attenzione, ancora molta concentrazione sul fatto di far sì che questi dati diventino veramente solidi e forti. Grande successo e partecipazione all'edizione 2017 di Excelsa Confindustria Romagna Award. I riconoscimenti di questa edizione: Ambiente e Sicurezza, Focchi, Pesaresi Giuseppe, TCR. Per la comunicazione e marketing, Black Marketing Guru, Costa Edutainment, GVM, Caring Research, Matite Giovanotti. Per l'innovazione, Dosi, Eureka Ambiente, Imagine Line, Hytel e MT.
per l'internazionalizzazione Celli, Masterwood, Soilmec e Tom Ware. Per il lavoro e risorse umane, gruppo Società Gas Rimini, Marini e Vulcaflex. Per la categoria speciale Under 40, Black Marketing Guru. Per la categoria speciale impresa Rosa, il gruppo Società Gas Rimini, GVM Care Research, Hightel e Matite Giovanotti. Infine, per la sezione sociale e cultura, una menzione che va alle aziende che hanno svolto attività socioculturali e che come tali non sono state sottoposte al giudizio della giuria presieduta dal rettore dell'Alma Mater di Bologna, Francesco Ubertini, sono questi i riconoscimenti: Hein Riminium, Costa Edutainment, Edit Italia, Erbacci, Gruppo Società Gas Rimini, Imagine Line, Long Life Formula, Porto Intermodale Ravenna, Pucci, Staffer e WAP.